Calcio d'angolo battuto corto, allontanato di testa. Con il pallone che rimane lì, può tentare adesso il contropiede. La formazione dell'Opi con il tiro troppo strozzato. Con il mancino questa volta senza dubbi. A girare verso la porta, smanacciata via, poi allontanata definitivamente. Simmi. Spiovente l'area di rigore, può girarsi l'attaccante in maglia verde, alta di poco. In avvio di gara, che arrivano da un 5-1. Tanto Panetta direttamente verso la porta in controbalzo, molto bravo qui. Panetta con il destro basso a superare la barriera. Risponde presente il portiere delle Whisper. Siamo già dall'altra parte con il pallone messo in mezzo. Risponde presente anche l'altro portiere di questa gara. Germoni con il sinistro a giro. Si tuffa comunque. Sposato. In tandem i giocatori sulla sinistra molto bene a far prolungare verso il fondo con il pallone che rimane lì. Potente questo tiro, meno preciso. Panetta prova a passare in mezzo a due, ci riesce con un rimpallo. Alla fine il suo tiro finisce sul palo. Zarola attacca adesso l'Atletico Whisper da destra verso sinistra. Con il primo brivido del secondo tempo, questo tiro rasoiata bassa. Pallone di Marelli con il potente tiro sul palo interno. Non c'è gol secondo l'arbitro. La coordinazione Cesaro, mi è mancata un po' più di precisione. L'apertura sulla sinistra, continua a premere il Whisper direttamente sul portiere. Questa volta Panetta in profondità, prova adesso Lopi ad alzare la testa. Dentro l'area di rigore, strozzato troppo il tiro. Finisce qui la partita, 0-0 tra le due squadre. Nessuno è riuscito a sopra fare l'altra. Un punto a testa.